È la prima volta dopo 10 anni che parlo senza barba. Uno dirà chi se ne frega, però parto da quello che magari ad alcuni giornalisti interessa di più, perché alcuni giornalisti più che la vita reale, i contenuti, le tasse, le bollette, ci scommetto, domani su alcuni giornali non troverete quello che avete sentito degli assessori, dei sindaci, il lavoro, le risorse idriche, l'immigrazione, la giustizia. No, facciamo una scommessa. Salvini senza barba e coi pantaloni corti. E faccio la seconda scommessa: col voto degli italiani, fra 2 mesi andrà al governo uno senza barba e coi pantaloni corti. Così. No, scherzi a parte. Spiegazione dovuta, visto che mi sembro bruttissimo, era una promessa che avevo fatto un amico che mi aveva detto: se succede una certa cosa però mi prometti che gli tagli la barba che stai male. Ho detto: fatto, per me la parola vale sempre anche ai miei danni, e quindi oggi l'ho chiamato, gli ho mandato una foto e gli ho detto: Silvio, ti avevo promesso di tagliarmi la barba, mi sono tagliato la barba e basta, però mi fermo qua.